Nell'Alghero TG Express di oggi, Alghero presenta il dossier UNESCO. Due cannoni tornano sui bastioni di Alghero. In corso in 70 vie algheresi le operazioni di riordino della numerazione civica. Indipendenza catalana, ultimatum da Madrid. Domenica, primo Memorial Freschi, ultima prova del campionato Vendel-Alghè. Sigla e poi iniziamo con Alghero TG Express. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 13 al 16 ottobre, cozzeni e ditas a 1,98 euro al chilo. Ali di pollo a 1,78 euro al chilo. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Alghero è tra le 6 città italiane candidate a diventare città creativa UNESCO. Superato lo step più difficile con decine di concorrenti e incassato il plusset della Commissione UNESCO italiana, il dossier è ora alla fase finale a Parigi. Domani alle 10.30 nella Sala Mosaico del Museo Archeologico della città è in programma la presentazione alla stampa del dossier. Tra ieri e oggi sui bastioni Marco Polo stanno vedendo posizionati due cannoni originali del XVIII secolo. Il recupero, nato dall'intuizione di alcuni militanti del Partito dei Sardi, è stato fatto proprio dall'assessore comunale al demanio, patrimonio e bilancio Gavino Tanchis, che si è prodigato a reperire le risorse necessarie al restauro. I cannoni, sorretti da appositi affusi di legno irocco, sono al tempo stesso monumento storico e arredo urbano. In corso in 70 vie di Alghero le operazioni di riordino della numerazione civica. Il lavoro appena concluso nella sua prima fase continua con le opportune verifiche e la sincronizzazione dei dati con l'ufficio anagrafe. Tante le correzioni, sia di errori nella progressione aritmetica, sia nell'opposizione di numeri in traverse, che ora hanno un nome. Possibili disagi destinati ad esaurirsi con l'ultimazione delle procedure. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha attivato la procedura per l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che permette al governo di sospendere l'autonomia catalana e destituirne l'amministrazione. Ora il governatore catalano ha tempo fino a lunedì per chiarire la posizione, dovendo rispondere di attentato all'unità spagnola. Anche l'Unione Europea parla di indipendenza illegale. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dal porto di Alghero. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. E chiudiamo con la vela. Domenica il Golfo di Alghero sarà teatro del primo trofeo Memorial Giuseppe Freschi, ottava e ultima prova del campionato Vendel-Alghè, partenza prevista per mezzogiorno. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Poi, nel corso della serata, vi trasmetteremo l'11ª puntata della prima edizione di Audaci a Cuore Aperto. Oggi protagonista Mauro Uselli. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o domanda potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!